Grazie, io sono Antonio Musetto della Rete Commons, faccio il giornalista, quindi non faccio né il medico né il tecnico dei rifiuti né l'ingegnere. E Commons, insieme alla Medicina Democratica, che ringraziamo per aver fatto questo momento di approfondimento, secondo noi molto importante, sono state le due principali organizzazioni che hanno dato vita alla campagna Stop Biocidio, di cui giustamente parlava Peppe prima. Campagna Stop Biocidio, che come ha ricordato anche Peppe, nasce in particolar modo nell'area nord di Napoli, si estende tutta l'area metropolitana e ha tre punti rivendicativi fondamentali: che un piano straordinario di bonifiche per il territorio della regione Campania, con una forte inversione di tendenza rispetto all'indirizzo della spesa pubblica da parte del governo negli ultimi 15 anni sulle bonifiche, che è stato fatto tutto attraverso una società pubblica che si chiama Sogesid, che ha speso circa 600 milioni di euro esclusivamente in studi, senza bonificare nemmeno un metro quadrato di terra dei 57 siti di interesse strategico nazionale in questo paese, che sono i 57 posti più inquinati d'Italia. Un potenziamento del servizio sanitario regionale in materia di prevenzione e cura dei tumori, è uno studio tossicologico ed epidemiologico su tutta la regione Campania a partire dall'assunzione dei dati già forniti. Rispetto a quello che diceva Elena, forse da me mi si è ascoltato pure l'ultimo intervento, la campagna Stop Biocidio si è incontrata nel mese di novembre con il vice sindaco Sodano e l'assessore Tangio, spiegando i motivi della campagna, chiedendo un supporto da parte dell'amministrazione comunale. È stato avviato un iter per la convocazione congiunta delle commissioni ambiente, welfare e salute, tra l'altro consiglieri del tuo gruppo l'hanno proposto, che sono Vasquez e Rinaldi, e noi abbiamo anche apprezzato la presa di posizione del sindaco De Magistris in occasione della contestazione a Balduzzi. Noi abbiamo chiesto già a novembre, abbiamo ribadito e sollecitato la convocazione di un consiglio comunale monotematico sul tema del biocidio. Nella lettera di critica e di attacco del sindaco al ministro Balduzzi di qualche settimana fa, è stata ribadita la volontà del sindaco di convocare il consiglio comunale, quindi magari puoi supportare questa battaglia che anche altri colleghi stanno facendo. Da parte di un'amministrazione comunale che senza dubbio ha delle posizioni profondamente imbarazzanti su una serie di temi che riguardano la salute, riguardano l'ambiente, lo smaltimento dei rifiuti, continuando a tenere l'ex presidente di Federambiente Daniele Fortini, noto inceneritorista e noto amico di poteri forti nel consiglio di amministrazione di ASIA, continuando a raccontarci favole sul futuro di Bagnoli, come raccontava prima Paolo Nicchia. Ricordo che l'ultima delibera del consiglio comunale sulla svendita dei terreni di Bagnoli, della Bagnoli Futura, se non erro, è stata rimandata indietro dal consiglio alla giunta 8 volte prima di essere approvata, dopo profonde modifiche richieste tra l'altro anche da un gruppo abbastanza trasversale, diciamo, in consiglio comunale. Ma il futuro di Bagnoli, il presente di Bagnoli e il passato di Bagnoli restano quelli che raccontava Paolo Nicchia prima. E penso che il dato che sottolineava Paolo nell'inizio del suo intervento sia estremamente significativo. Come è possibile che questa amministrazione che ha fatto comunale, che ha fatto di Bagnoli uno dei suoi cavalli di battaglia, abbia parlato di Bagnoli nel corso di questi due anni esclusivamente quando bisognava farci per forza la Coppa America, quando bisognava svendere una parte del patrimonio della Bagnoli Futura, oppure quando si tratta, ed è un tema che Paolo ha fatto bene a ricordare e che tutti noi dovremmo ricordarci, si tratta di rinnovare le concessioni a magnati della socialità e della musica nella nostra città, come gestore dell'Arena di Bagnoli, in un litorale evidentemente inquinato profondamente, perché quella parte di questa città è inquinata fino nella sabbia del mare, quindi non soltanto nella sabbia che sta in superficie, ma anche quella che sta sott'acqua. Io riprendo il tema centrale, secondo me, che in questa conversazione, a tratti anche un po' caotica, di stamattina, secondo me il cuore del problema, secondo me sono le cose che diceva Paolo Nicchia all'inizio.
paradigmatico il fatto che io penso di essere l'ultimo intervento di questa prima fase, Paolo è stato il primo, diciamo, in mezzo ci sono stati tanti di questa fase, di questa fase. E infatti poi c'è Taranto, che è un'ulteriore questione, che è quella della valutazione del danno ambientale e soprattutto dello scontro forte fra capitale da un lato, che significa modello di produzione, che significa stile di industrializzazione della nostra regione, del Mezzogiorno d'Italia in particolar modo, da un lato, e dall'altro salute, lavoro ed ambiente. Noi siamo nel tempo dei tecnici, in un paese in cui ci fanno credere che il lavoro e l'ambiente sono in contrapposizione e che la dicotomia dello scontro non si articola fra capitale da un lato, lavoro, salute e ambiente dall'altro, ma che il lavoro è dal lato del capitale. Questo è permesso grazie a dei sindacati che non fanno i sindacati, ricordo la CISL e la UIL, che ancora oggi sostengono ad esempio a Taranto la necessità di mantenere aperto a qualsiasi costo quello stabilimento. È il caso di direttori di giornali che poi diventano deputati, Mario Secchi del Tempo, direttore del Tempo, adesso candidato alle liste di Mario Monti alla Camera, era uno di quelli, ricordo limpidamente, lo ricorderanno senza dubbio anche gli attivisti di Taranto, che diceva, che andava a raccontare che non c'era la salute o il lavoro, che volete? Se volete il lavoro, allora vi dovete tenere libero così come sta. Ecco, questa è l'era dei tecnici. È l'era in cui le responsabilità non vengono ricercate. È l'era in cui la ricerca del danno ambientale diventa qualcosa di astratto. Paolo ricordava nel suo intervento che vengono trovati 340 milioni di euro per la messa in sicurezza del rito a fronte di una necessità di circa 2 miliardi di euro per sanare quella situazione. 340 milioni non ci fa niente. Da dove vengono fuori? Da quelle commissioni per la valutazione di impatto ambientale dirette dall'ex direttore generale del Ministero dell'Ambiente, l'avvocato Pelaggi, che accomodava i sopralluoghi all'ILVA, come le recenti inchieste ci hanno dimostrato, attraverso un meccanismo di clientele, prebende, ammiccamenti politici, in cui anche l'illuminato presidente della Regione Puglia ha una responsabilità gigantesca per aver coperto consapevolmente quello che succedeva a Taranto. E allora, chi provoca il danno ambientale? Come si calcola il danno ambientale? Chi paga? Chi paga? Vede, professor Marfella, io non posso accettare che si dica la responsabilità di quelli che hanno fatto i fatti loro. Hanno dei nomi e dei cognomi che vivono ancora nel presente di questa città e di questa regione. Il Partito Democratico candida in lista Massimo Paolucci, che è, lei è stato vice di Antonio Bassolino come commissario straordinario ai rifiuti, è uno che al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ammette di essersi seduto a tavola con Nicola Cosentino per discutere del ruolo dei consorzi come Eco 4, che era il consorzio nelle mani del clan dei Casalesi. Hanno dei nomi e dei cognomi. Antonio Bassolino è un nome e un cognome, purtroppo è vero. Rosa Russo Iacolini è un nome e un cognome. Gli affari che sono stati fatti con la famiglia Romiti e con Impregilo è un nome e un cognome. Il gruppo Caltagirone, che tramite Acea e quindi Edi Power gestisce la maggior parte degli inceneritori del nord Italia, è un nome e un cognome. La A2A da dove viene fuori? Oggi gestisce Acea, è una partecipata del comune di Milano. Bergamo, Brescia e Varese. È una partecipata del comune di Milano. Il consiglio di amministrazione di A2A è nominato da Tabacci, che fa l'assessore al bilancio al comune di Milano, governato da Giuliano Pisapia. Questi sono dei nomi e cognomi. Chi sono i responsabili? Le organizzazioni criminali, senza dubbio. C'è la Camorra, è tutta colpa della Camorra. Chi ha costruito questo tipo di sistema? È una responsabilità politica. Non si può accettare, non si può accettare che oggi le rivendicazioni sono, vogliamo gli studi, dobbiamo trovare il nesso. Ci sono delle responsabilità politiche da denunciare. Chi è che non ha fatto le bonifiche nella nostra regione e non le fa? Il governatore Caltoro ci racconta che il registro di tumori, di cui voi come ISDE sostenete la centralità, è quasi la panacea di tutti i mali.
Non dico che lo sostenete voi. Lo sostiene il governatore Caldò, dicendo grande operazione per la difesa della salute in questa regione. Registro dei tumori serve il... non serve, poi mi replica, professor, abbiate pazienza, non mi interrompa, abbia questa cortesia, poi mi replica, non c'è problema. Registro dei tumori è un registro. Quando io ho fatto il libro di come muoiono centinaia di migliaia di persone in questa regione, è la cura sono le bonifiche, la cura è la riqualificazione dei territori, la cura è andare a individuare il danno ambientale e farlo pagare a qualcuno, perché se la famiglia lì è responsabile di quello che è venuto a Taranto attraverso l'IVA, ma chi sono i responsabili? E non possiamo accettare che le responsabilità vengano scritte nei tribunali. I tribunali non scrivono la storia mai, la verità giudiziaria è una verità parziale. A me non interessa la pena, a me interessa la responsabilità. Il processo Cassiopea, processo che ha raccontato la storia del sistema di sversamento dei rifiuti dal nord Italia al mezzogiorno, andrà in prescrizione. Il processo Bassolino andrà in prescrizione. E dobbiamo... quella è la verità, non ci interessa quella verità. La verità è un'altra roba. Vedete però, la determinazione del danno ambientale e l'affermazione di questo principio la puoi determinare solo ed esclusivamente attraverso i rapporti di forza. Quindi sai, in un momento in cui i movimenti sono deboli, io sono stanco, e faccio un ossimoro, di sentir parlare con l'io. In questa assemblea fortunatamente ho sentito tanti che parlavano con noi. Perché vedete, se noi oggi stiamo a parlare di questo, perché in questi 10 anni migliaia di persone ci hanno messo in gioco la vita, il proprio corpo, hanno preso un sacco di botte, sono andate pure in galera. Oggi forse qualche risultato lo abbiamo, qualche discarica è stata chiusa, un poco così di influenza e di indirizzo rispetto ad alcune istituzioni è stato dato, ma non per merito dei singoli, mai. Per merito di un processo collettivo che c'è stato in questa regione, che è il corpo vivo di quello che abbiamo vissuto, e senza quel pezzo, senza riuscire a interpretare questa come una lotta collettiva, non abbiamo futuro. Sono i rapporti di forza, come diceva Peppe prima, che determinano la possibilità di fare le bonifiche, la possibilità di fare indagini epidemiologiche serie, la possibilità di rompere quel meccanismo criminale di commistione fra politica, affari e grandi lobby, che non solo nella nostra regione, la vicenda rifiuti, la vicenda Bagnoli, ancora prima, il terremoto dell'80, Naomi Klein c'è di aiuto da questo punto di vista, grazie all'interpretazione e alla declinazione su base territoriale del concetto di shock economy. Ma non solo qua, in tutto il mezzogiorno, se guardiamo a quello che è successo in Puglia, che succede in Calabria, dove la piana di Gioia Tauro, nel più grande porto del bacino mediterraneo, quello di Gioia Tauro, abbiamo discariche, inceneritori, rigassificatori, discariche abusive. Sono i rapporti di forza che giocano un ruolo determinante. Noi oggi, sebbene siamo in una fase in cui, come diceva Peppe, c'è una forte offensiva inceneritorista, c'è una forte offensiva da parte di chi vuole raccontarci che è una disgrazia divina il fatto che moriamo. Perché il ministro Balduzzi non viene fuori da nulla. Il ministro Balduzzi, così come il premier Mario Monti, così come il ministro Passera, così come il ministro della cooperazione che viene dalla comunità di Sant'Egidio, circa un anno e mezzo fa, nel febbraio del 2011, si riunivano a Todi in un convegno con le principali organizzazioni cattoliche di questo paese, con le lobby della Chiesa, con le organizzazioni sindacali legate al mondo cattolico, con Bonanni, sono quelli che dopo hanno fatto il governo Monti, perché da lì vengono. Perché quel convegno di Aversa era stato organizzato dal Movimento Cattolici per la Salute. E io vorrei sapere, professore, lei perché era dall'altra parte e non dal lato di quelli che manifestavano? Perché diceva che bisognava stare tranquilli? Di fronte a un ministro che lei stesso ha riconosciuto, cadere continuamente in contraddizione. E allora noi ci dobbiamo chiarire su questo. Nell'era dei tecnici, i movimenti, che sono per natura un processo collettivo, non possono andare sul tecnicismo. I tecnici stanno a servizio del movimento.
sempre, e non il contrario, non il contrario. Io ringrazio Medicina Democratica perché in questi mesi di campagna Stop Biocidio ha costruito da medici al servizio dei movimenti un supporto importante. Nelle assemblee che andiamo a fare nei quartieri, che abbiamo fatto a Giaiano, che faremo a Mugnano, che faremo a Marano, che riporteremo in altri quartieri, in altri comuni. Sono i tecnici che stanno al servizio dei movimenti. E questo meccanismo, non scadere nel tecnicismo, essere attivisti fino in fondo, uomini e donne, metterci in gioco la propria libertà, il proprio corpo e la propria vita, essere questo, non altro, è questo che ci permette di costruire un processo collettivo davvero. Io ho il compito, come tutti i miei compagni e compagne, da attivista, di studiare, di informarmi, di documentarmi, di essere capace anche di fare inchiesta da giornalista e metterlo a disposizione dei movimenti. Non devo diventare un tecnico, perché il mondo dei tecnici ci siamo già e dobbiamo essere attenti, tutti, attivisti e tecnici, a trovare un equilibrio giusto. Perché solo attraverso un processo collettivo che coinvolge i tanti, smettendola di parlare con l'io e cominciando a parlare con noi, noi riusciamo a risollevarci di fronte a una fase che per i movimenti di crisi della salute dell'ambiente in campagna è difficile, che il movimento è debole e l'offensiva è forte. Io guardate, qualche giorno fa all'inizio dell'anno, prima della contestazione di Aversa, sotto la sede del Mattino c'è stato un presidio in cui c'erano in tanti, c'eravamo anche noi come Commons, si è fatto un incontro con la direzione del Mattino in cui si chiedeva al quotidiano di Caltagirone, scusate, ma voi avete fatto un sondaggio in cui chiedete ai cittadini napoletani sul vostro sito internet i rifiuti si spartiscono mandandoli all'estero o facendo l'inceneritura. Ecco, così io ti dico, ma tu vuoi vivere o vuoi morire? Cioè, che risposta è? 97% facendo l'inceneritore, tenendo presente che siamo in una città, chi non viene da fuori, chi viene da fuori può capirlo fino a un certo punto, in cui il tema dei rifiuti ha permeato la società in tutti i suoi strati, in cui dal cittadino medio, diciamo, a quello maggiormente informato c'è una conoscenza del tema. In questa città, diciamo, tutti sanno qualcosa di rifiuti, tutti, perché quello che abbiamo vissuto anche come umiliazione collettiva della nostra città è stato veramente talmente forte che ha portato chiunque all'informazione minimo sul tema dei rifiuti. Capo redattore del Mattino ha risposto, cioè, in maniera, articolando la posizione del giornale, raccontando che comunque quel giornale ha la volontà di fare anche altri tipi di sondaggi. Ma non ci sfugge che esiste un'offensiva, e rispetto a questa offensiva il Comune di Napoli non apre bocca. Il Comune di Napoli ha progettato 2 impianti di compostaggio, che è esattamente quello che i comitati avevano chiesto a questa amministrazione, perché le competenze sono importanti quando si parla di un piano integrato. Quindi il Comune di Napoli cosa può fare? Può fare la differenziata. La regione Campania non gli trasferisce i soldi. Io non ho mai sentito il vice sindaco Tommaso Sodano attaccare l'assessore all'ambiente Gianni Roma. Mai! Vorrei sapere perché. Non ho mai sentito il presidente, il sindaco di Napoli attaccare il presidente della regione sui rifiuti. Voglio sapere perché. Quando la regione Campania non trasferisce i soldi al comune, sulla differenziale, sugli impianti di compostaggio, è quello che i comitati avevano chiesto. La giunta comunale l'ha approvato. Se ne devono fare 2 impianti di compostaggio, che è l'ABC per poter trattare l'umido a Napoli, non spendere 150 euro a tonnellata mandandoli a trattare a Catania, per implementare la differenziata, perché se io smaltisco più umido recupero anche risorse per poterle investire, se lo smaltisco in loco. Ma ci sono i soldi. Ma non ho mai sentito il Comune di Napoli fare una polemica sullo stanziamento dei fondi per il piano di smaltimento regionale di rifiuti e pretende dalla regione di Campania quei soldi. Delle due una, o si è fessi e non penso, oppure c'è qualcosa che non guarda. Cosa si aspetta? Che magari c'è un'emergenza, e quando ci sarà l'emergenza cosa ci dirà l'amministrazione comunale? Che è colpa di qualcun altro,
E se strutturalmente è così, e io sono convinto che è così, perché oggi non c'è polemica politica? È la stessa domanda che si poneva Paolo all'inizio, e concludo, sul perché oggi non si cavalca anche il tema del danno ambientale rispetto alla questione di Bagnoli. Poi Paolo articolava molto di più il ragionamento, giustamente la Sisi di Bagnoli svolge un lavoro ultradecennale su quel territorio. Noi ci chiediamo perché non c'è polemica rispetto alla regione Campania, che ha tutta altre idee di smaltimento dei rifiuti, che resta quella che ha il pallino in mano, e resta quella che vuole fare l'inceneritore Giuliano, e resta quella che tramite i commissari straordinari ad hoc voleva aprire altre discariche. Questo è il principale avversario. Concludo dicendo, noi ci auguriamo che Medicina Democratica possa supportare ulteriormente lo sforzo che stiamo provando a fare sui territori, legandoci sempre più a tanti altri comitati, penso a quelli di Afragore e di Casoria, penso a quelli di Quarto, penso a quelli di Bagnoli stesso, provando appunto ad allargare questo tipo di collaborazione, perché è vero, è giusto, non è solo il problema dei rifiuti urbani, esiste un problema complessivo di modello di sviluppo in cui ci sono i rifiuti industriali, gli scarti provenienti dalle altre regioni e dagli altri paesi, gli agenti inquinanti prodotti dalle stesse fabbriche. È assolutamente così, è assolutamente così. Chiaiano è il primo quartiere di questa città per mortalità di tumori, come dice il professore Marfello, l'ASL si rifiuta. Cioè non è che si rifiuta, l'ASL non risponde. Dice che non ce li hanno. Non risponde. Allora, comune di Napoli che chiede gli isotipi, cioè che tipo le tipologie di tumori, no? Dopo aver diffuso i dati. Allora vorrei sapere da chi gestisce il servizio sanitario regionale, che è la regione Campania, com'è possibile che l'ASL Napoli 1 non ha i dati delle tipologie di tumori con cui si muore la città di Napoli? Non è possibile, non è possibile. Nessuno fa polemica. Perché lo sa lei, professore? Perché io faccio polemica? No. Perché lei sa che l'ASL non dà i dati? Ne è stato riferito. Dall'assessore Tomasini, anche a noi. Mai sentita la dichiarazione dell'assessore Tomasini che dice questa cosa. Allora, dico. Sempre delle due l'uno. O c'è qualcosa che non guarda, o si fissa. Correttamente stanno aspettando. Come si però finisco. Andrò, finisco. Però nel caso di Giaiano non possiamo dire che la discarica che ha c'è da 3 anni, è stata chiusa da 1 anno e mezzo, provoca. No, non c'è. Non è possibile, è evidente che nel parco delle colline metropolitane sono stati versati rifiuti industriali di ogni tipo. Ricordiamo, perché non ricorda mai nessuno, che quando si stava costruendo la discarica sono state trovate 10.000 tonnellate di amianto in sacchi che riportavano la scritta Enel. Lei lo sa bene, no? L'ha fatta io la verità. Lei lo sa bene. Riportavano la città Enel, nessuno ha mai indagato su chi aveva versato nella cava del poligono 10.000 tonnellate di amianto. Questo perché hanno fatto il buco, perché ci dovevano fare la discarica. Il parco delle colline metropolitane di Napoli è il più grande parco verde della città. Che cosa è stato versato là? E nessuno fa la caratterizzazione dei suoi, lancia un piano per capire questa roba. Noi ci auguriamo che la Medicina Democratica possa supportarci anche in questo, in una battaglia più complessiva che parte dai rifiuti ma che riguarda l'intero modello di sviluppo che viviamo. Grazie.